Leonardo Latini, intanto lei è il candidato della Lega come sindaco di Terni. Ecco, le chiedo intanto della Lega o di tutta la coalizione di centrodestra? No, no, è il candidato di tutta la coalizione. La coalizione ha lavorato sempre insieme, sono mesi che lavora insieme, ci sono stati solo dei problemi a livello, piccoli problemi a livello nazionale che hanno un po' rallentato la formalizzazione dell'accordo. Però quello che è importante è che sempre si è lavorato con gli altri partiti del centrodestra e le forze civiche per creare un'alternativa di governo a questa città basata su principi e valori comuni. Ecco, al di là quindi della coalizione di centrodestra, ci andate, comunque ci saranno liste civiche, dicevo. Sì, ci sono i tre partiti del centrodestra, la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, si è aggiunto il Popolo della Famiglia e ci sarà una lista civica di supporto. Non, è brutto dire una lista civica di supporto, in realtà è proprio un movimento civico che nasce dal civismo e frutto di più esperienze che si sono unite insieme per creare una lista unica che poi ci darà da tutto quello che è il sostegno e apporterà quelle capacità necessarie che ci vogliono ovviamente per governare la città. Lista guidata da Michele Rossi e Giovanni Ceccotti, giusto? Sì, sono loro due che hanno dato vita a questo progetto, ma so che ci sono tante altre esperienze molto valide all'interno di questa lista. Ecco, Latini, ma la domanda gliela pongo, ma chi gliel'ha fatto fare? No, nel senso che diventare sindaco di Terni di questi tempi non è una cosa così facile, no? Sì, no, accolgo la domanda perché, come potrai immaginare, non è la prima volta che la sento. E sinceramente, chi me l'ha fatto fare? Innanzitutto un po' di senso di responsabilità. Io ho preso tanto dalla città, sono tanti anni che lavoro qui, ho avuto le mie esperienze lavorative e le mie soddisfazioni, quindi credo che sia giusto anche dare qualcosa alla città. Ho sentito dietro di me il sostegno di tutto quanto il partito e l'entusiasmo di tutto il resto della coalizione sin dal primo minuto. Quindi credo che siano questi gli ingredienti che ci vogliono per potersi candidare. Ecco, non sarà facile perché la situazione economico-finanziaria dell'ente la conosciamo. Lei dovrà convivere, qualora diventasse sindaco, con i commissari ad acta che stanno valutando il dissesto finanziario, no? Sì. Tante cose non le potrà fare, immagino. No, ci sono dei vincoli normativi, però come tutte le situazioni di crisi ci possono essere anche delle occasioni. Crisi non è solamente un momento di depressione, lo dico sempre, ma è anche un momento di svolta. Noi possiamo creare delle sinergie che possono essere utili con l'organo straordinario di liquidazione che si occuperà di gestire tutta quella che è la situazione debitoria pregressa, mentre noi ci potremo occupare con maggiore attenzione di tutto quello che è la situazione, di tutto quello che sarà la situazione a venire. E questo sinceramente può essere anche una garanzia. Ecco, ma lei si è già fatto un'idea, questa è una domanda classica, no? Qualora diventasse sindaco di Terni, da dove comincerebbe? Cioè, qual è la prima cosa che vorrebbe fare? Beh, la prima cosa è ridare fiducia ai cittadini. Questo secondo me è fondamentale perché i cittadini sono completamente sfiduciati e per fare questo secondo me è necessario partire dalle piccole cose. E ripristinare quel rapporto significa mettere a posto magari piccole cose, una buca, mettere mano al verde pubblico, ridare ai cittadini quelli che sono i loro simboli, per esempio la fontana di Piazza Tacito, no? Questo simbolo che rappresenta il passaggio tra tradizione, modernità, la fusione tra acciaio e acqua, sono quelle piccole cose che possono creare veramente, ricreare quel rapporto che si è rotto in questi anni in cui l'amministrazione è rimasta un po' troppo chiusa nelle loro stanze. Ecco, noi sappiamo che la Lega tiene molto alla città di Terni, Salvini è venuto tante volte qui a Terni. Le chiedo se è stato Salvini a chiederle di candidarsi come Sì, sindaco. Salvini, diciamo, sembra che sia venuto 7 volte da quando è segretario. Salvini tiene molto e diciamo che ha fatto sentire il suo peso anche per questa decisione, sì. Ecco, comunque vada, per voi sarà un successo. Questa, vabbè, è una cosa dei Camperetti, però sarà un successo perché voi nella precedente consigliatura non eravate presenti. No. Quindi veramente comunque vada sarà un successo perché la Lega riparte quantomeno, immagino, dagli 11.000 voti che avete preso al Politiche 2 mesi fa, giusto? Sì, speriamo di implementarli e sicuramente sarà un successo perché credo che andremo a governo della città. Ecco, lei c'ha questa sensazione. Assolutamente. Ecco, tutta la coalizione ha preso il 4 marzo 21.000 voti, no? Mentre il Movimento 5 Stelle si è fermato a 17.000, il Movimento 5 Stelle corre da solo. Quindi diciamo che le possibilità che la coalizione gliela faccia a vincere è alta, insomma, la possibilità, no? Sì. Voi vi rendete conto di questo? Siete da questo punto di vista ottimisti? Sì, siamo ottimisti e consapevoli anche del nostro peso e anche e soprattutto della risposta che abbiamo trovato in città. Questo secondo me è fondamentale. Dovunque andiamo, i cittadini ci chiedono di poter andare ad amministrare perché vedono in noi quella possibilità di cambiamento costruttivo e concreto che fino ad oggi è mancato.
Anche lei ritiene che il vostro avversario sarà Tomas De Luca del Movimento 5 Stelle, cioè il centrosinistra è fuori gioco? Io non do mai per fuori gioco nessuno. Probabilmente Tomas De Luca sarà il nostro competitore più agguerrito. Io non posso avere parole di stima nei confronti di Tomas, però il nostro progetto è completamente diverso da lui. Ecco, sarà una campagna elettorale basata sul fair play, insomma, fino a questo momento non ci sono stati colpi bassi da nessuna parte, no? Beh, sì, diciamo che sarebbe meglio più che sugli attacchi personali basarla sui programmi. Questo potrebbe essere una svolta per la nostra città, perché credo che sia la prima volta che effettivamente ci sia un clima diverso anche nel rapporto tra i singoli candidati. Ecco, la sua campagna elettorale è iniziata? Ed è iniziata come? È iniziato da parecchio, da quando Salvini ha annunciato la mia candidatura, io non ho fatto altro che stare in mezzo alle persone e per questo che dico che ho sensazioni molto ottimistiche su quelle che saranno i risultati, perché nelle persone ho trovato quell'entusiasmo necessario che ci voleva anche per darmi quella carica giusta per poter andare avanti. C'è una risposta veramente positiva. Io continuamente sto in mezzo alla gente, giro per le vie della città, dei miei quartieri, dei quartieri periferici e sempre le persone hanno mostrato quell'interesse giusto che io non pensavo neanche ci fosse. La gente ha voglia di cambiamento però costruttivo. Ecco, ma lei si sente populista? No, glielo chiedo perché noi proprio oggi abbiamo pubblicato una cosa, diciamo un'idea, un pensiero di Giorgio Armillei che rappresenta una certa area politica e che ritiene voi della Lega e il Movimento 5 Stelle due facce della stessa medaglia, gemelli del populismo. Lei si sente populista, le chiedo? Guardi, populismo è un termine che è stato coniato, secondo me, per tacciare delle persone per screditare, ecco, delle persone. Holbeck dice che quando sento parlare di populismo, tacciare qualcuno di populismo, so che quella persona che utilizza questo termine è di fatto contraria alla democrazia. Noi vogliamo che su ogni decisione decida il popolo. Ecco, lei è in mezzo alla gente. Sì, sempre e sarò sempre in mezzo alla gente. Ecco, qualora diventasse sindaco, ecco, quale sarà il suo rapporto con i cittadini? Cioè, la classica porta sarà aperta per tutti? Ovviamente sì, sarà la porta aperta, ma soprattutto non dovranno venirmi a trovare nelle stanze perché possono tranquillamente trovarmi negli orari consueti, per esempio a spasso con il cane o nei posti dove sono sempre andato. Poi al lavoro ovviamente sarò lì, disponibile all'ascolto. Ecco, un'ultima cosa, che cosa si auspica lei, personalmente e anche per la città? Personalmente penso, immagino che vorrà diventare sindaco, no? A questo Sì. punto. Ecco. Io spero di diventare sindaco e spero di poter dar vita a una giunta fatta di competenze che possano finalmente dare alla città quella svolta che merita, perché Terni merita molto di più di quello che adesso ha. Lei è consapevole che potrebbe dare vita a un fatto storico? Cioè il primo Sì, sindaco della Lega a Terni. primo sindaco della Lega sì, potrebbe essere un fatto È un fatto storico. storico, è un Sì. cambiamento radicale, no, rispetto al passato. Sì, c'è già stato un bel cambiamento nel 93 con Ciaurro e la gente ricorda quel periodo con molta gioia. Spero di poter dar vita a un nuovo periodo in cui la gente possa dire sì, erano bei tempi. In bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie a Leonardo Latini. Prego.